Siamo pronti a scendere in campo. Josim Sfastariati quindi accoglie la proposta del suo elettorato, i cosiddetti sfasteriati, e accetta l'idea di scendere in campo alle prossime amministrative. Il presidente del movimento, Vincenzo Caniglia, ha raccolto l'invito dei napoletani, intervenuti numerosi all'evento tenutosi ieri sera all'Agora Morelli. Oltre 500 persone, tra giovani, anziani, imprenditori, studenti e professionisti, che sono accorsi per testimoniare il loro malcontento, ma soprattutto per proporsi al movimento e fare qualcosa per migliorare la città. Ecco la promessa di Caniglia ai nostri microfoni. Naturalmente il nostro movimento ascolta tutti e soprattutto i cittadini. Le istanze che i cittadini hanno voluto esternare oggi sono importanti e certamente noi le valuteremo affinché questa voglia di scendere in campo da parte dei sostenitori del movimento Josim Sfastariati si tramuti in azione. Da domani cosa succederà? Nulla di diverso rispetto a tutto quello che è successo fino ad oggi. Continueremo nelle nostre idee, a realizzare le nostre idee, a far sì che le nostre idee diventino piccole azioni concrete sul territorio a sostegno dei cittadini. Tutto quello che noi abbiamo fatto l'abbiamo fatto con la consapevolezza di voler dimostrare alle istituzioni che anche organismi come il Movimento Josim Sfastariati può fare qualcosa. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il vicepresidente del Movimento, Gerardo Avallone. Diciamo che questo movimento è nato per altri scopi, ma vista l'acclamazione di stasera non possiamo che dire di sì, insomma credo che siamo prontissimi per fare questo passo. Sicuramente la decisione poi finale spetterà al presidente Vincenzo Caniglia, che è una persona molto oculata, molto responsabile. Mi troverà al suo fianco anche col mio movimento, perché la fusione tra due persone, diciamo, per bene, mi arrogo questo diritto, credo sia una cosa vincente, sia un binomio vincente. Secondo lei qual è la ricetta per far decollare Napoli? Beh, stare tra la gente, aiutare la gente, ma aiutarla sul serio e non fare promesse inutili. C'era un film di Totò, non so se lo ricorda, promettiamo posti di lavoro, stazioni, tutte queste cavolate qui. No, noi promettiamo quello che siamo noi, cioè la verità, aiutare e aiutarci, insieme dare il possibile per la nostra città.